start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Power and Revolution 2023, che è un simulatore geopolitico, uno se non il più profondo presente attualmente sul mercato. Le recensioni non sono mai state generose verso questo titolo, probabilmente per la sua profonda complessità e per il suo aspetto grafico molto, diciamo, non al passo coi tempi, definiamolo così. Ci sono diverse novità rispetto ai, diciamo, capitoli precedenti. Tutti i capitoli di questa serie costano $49,99, poi ovviamente ha senso prendere l'ultimo, e sono state aggiunte nuove funzioni anche in virtù di quello che è successo nel mondo, e vi vedo da Steam la possibilità di vendita o acquistare on territori anche tramite un referendum, un sistema giudiziario per determinare la gravità delle frasi, penso a livello giornalistico. Normative e misure di controllo sul credito, sul riconoscimento facciale, cose del genere, tutte cose molto nuove, moderne, immagino anche rispetto alla intelligenza artificiale, diritti dei bambini, cose del genere, leggi sociali, maternità, cose varie, schiavitù moderna, insomma, tante altre cose. Possiamo giocare con qualsiasi capo di stato, leader o della maggioranza o dell'opposizione, e si parte il 1 gennaio 2023. Lo avevamo già provato in una versione di qualche anno fa, dove io prendevo l'Italia e attaccavo San Marino e perdevo, cioè insomma è una roba talmente... Allora, non sarà un video lunghissimo perché non lo so giocare e probabilmente non ho neanche le tempistiche per imparare a giocarlo, però ci sono, allora, prima un'ampia modalità tutorial dove noi qui veniamo guidati dal gioco in tutte le nostre attività, mentre possiamo scegliere una modalità libera. Praticamente possiamo prendere un leader all'opposizione, possiamo prendere... Vedete che cambiano i paesi? La fine è illimitata, ci sono 175 paesi, questa non vorrei pronunciare per evitare di finire in quelle categorie che parlano di argomenti sensibili, l'immigrazione, ci sono degli obiettivi, insomma ce ne sono tante, facciamo la modalità libera. Si può scegliere il livello di difficoltà, un giorno sono 30 secondi, personaggi fissi o casuali, noi facciamo fissi, credo che vada bene così. E possiamo aggiungere uno stato tra tutti quelli del mondo. Noi prendiamo l'Italia, 61 milioni di abitanti, repubblica parlamentare, tendenza politica estrema destra, non sono d'accordo, ma va bene. Prendiamo l'Italia e andiamo avanti. Scenari, eventi, ok. Pensate, questo se non avete visto il video precedente, che se voi fate una legge, che so, decidete di proporre al Parlamento una legge, estremamente impopolare, insomma, e questa legge passa, possono verificarsi degli scontri nelle varie città italiane e di conseguenza potete schierare la potenza militare che avete vedendo le mappe delle città e decidendo dove schierare le forze armate per contenere la sommossa. Questo per dire quanto è profondo questo tipo di gioco. Il gioco è in italiano, come avete potuto vedere. Pessimisti. Impotenza, ingiustizia, sì, ma ci penseremo noi. Va bene, spegni. Allora, praticamente, io vi ripeto, non so giocare, nel senso che il tempo, questa è la nostra leader, vedete che il tempo passa, posso mettere in pausa. Possiamo vedere la nostra leader delle elezioni. Possiamo vedere il presidente del consiglio, appunto. E siamo noi alla fine. Abbiamo il punteggio che ci dà il gioco, che poi alla fine può essere confrontato online con altre persone. Abbiamo il nostro la nostra agenda. Le notizie che possiamo andare a vedere, che non ce ne sono al momento. Possiamo vedere il bilancio. E il bilancio è diviso tra tutte queste cose, cioè sono veramente tantissime, gli affari esteri, l'agricoltura, l'ambiente, insomma, previdenza sociale, turismo,
sport, trasporti e cose varie. Possiamo vedere il grafico con le previsioni di crescita per il 2023, la disoccupazione, il PIL, la popolazione. Possiamo vedere, vabbè, queste sono le opzioni audio, non c'entrano niente, questo è il salvataggio. E qua abbandonare la partita. No. Allora, praticamente, adesso io non so perché mi dà... Ok, vedete che ci sono tutte le varie regioni, possiamo andare, cioè la cosa non bellissima, diciamo, è questo scattino qui, cioè questo aspetto retro del gioco è un peccato. Qua, ad esempio, se volete, io potrei creare un'autostrada che nella mia provincia non c'è, posso andare a generare una provincia. Ho Milano, ho le variazioni di temperatura, cioè si tiene d'occhio veramente qualsiasi tipo di parametro. Questo chi è? Dario Astorino. Hanno i nomi storpiati, poi non so se esistano mod per poterli fare. Capo dell'esercito, ma tra l'altro sta controllando la guerra attualmente, siamo in pesanti combattimenti, non abbiamo nessun dettaglio. Cioè noi possiamo addirittura, pensate, in contribuire alla fine della guerra che attualmente è in corso, vedete che c'è, è qui. Lo si vede, possiamo intervenire, possiamo schierarci, possiamo cambiare le sorti di qualsiasi politica mondiale, possiamo anche decidere di andare e conquistare la Groenlandia, scusate, l'Islanda, la Groenlandia, cioè insomma si può fare qualsiasi cosa, ovviamente con oculatezza. Infatti è un gioco, oddio, non dico da laureati in economia, ma bisogna avere una gran conoscenza o comunque sviluppare una passione per questa tematica. Allora, noi abbiamo qua la disposizione dei rapporti di forza, ma non possiamo, cioè possiamo magari convincere un territorio, un leader politico a caso a smettere, insomma, o a continuare, insomma, possiamo fare quello che vogliamo. Possiamo inoltre andare a vedere, vi faccio vedere i menu, così a grandi linee vi do tutte le possibilità. Noi abbiamo la 50% del consenso, quindi siamo proprio agli inizi. Abbiamo la possibilità di vedere la valuta, la tassazione, possiamo optare per lasciare l'eurozona, fare una petizione contro la Banca Centrale per rivalutare il tasso di interesse nell'eurozona, cioè c'è di tutto, dovete prendervi le ferie, dovete lasciare tutto quello che state facendo e fare questo. La tassazione, il debito, possiamo guardare il debito di tutto, bisogna avere ovviamente le conoscenze. Allora, questo secondo me è il miglior simulatore geopolitico. Il miglior simulatore invece economico, quindi gestione di azioni, gestione di attività, è Capitalism Lab, che avevo portato anche quello in un video. Sono due giochi tremendamente diversi. Però, intanto vi faccio vedere funzionari pubblici. Scusate, no, ho cliccato qua. Possiamo aumentare il salario mensile medio di queste categorie, per creare anche lì consenso. Possiamo andare a vedere ambienti, servizi, abbiamo tutte le attività, togli l'embargo ad una nazione, sovvenziona, possiamo fare queste cose, poi avranno il loro, diciamo, esito nell'arco di qualche giorno, mese o anno, insomma. Abbiamo anche i servizi segreti, abbiamo servizi segreti che possono operare sul territorio, la sicurezza informatica, possiamo sensibilizzare, lanciare un piano di protezione informatica, lanciare un attacco informatico massivo, possiamo vedere i gruppi di terroristi, possiamo infiltrarci nei gruppi della mafia italiana, insomma, gestire le reti, assegna all'agente numero 001, reti di spionaggio, praticamente la spia più celebre del mondo è James Bond, James Bond, abbiamo l'agente 001 che è il nostro agente segreto, insomma, uno stereotipo. Negli interni possiamo mettere un personaggio sotto sorveglianza, quindi possiamo scoprire delle cose su un personaggio che ci è scomodo, possiamo addirittura uccidere una persona. Abbiamo il bilancio, cioè abbiamo un sacco di roba e siamo solo, cioè di questi menu che sono, ne abbiamo visti 11, ne abbiamo visti 2. Abbiamo l'energia. Quindi abbiamo il PIL dell'attività nel paese, abbiamo la legislazione, legiferare su gas e petrolio non convenzionali, possiamo fare test, possiamo riabilitare l'energia nucleare in Italia, possiamo fare dei contratti con delle nazioni, vogliamo importare il gas da un altro stato, dagli Stati Uniti. Possiamo andare a siglare un contratto, cioè stiamo gestendo quello che gestiscono invece tutto lo staff del governo di una nazione, ma ovviamente in questo caso è in mano nostra. Andiamo a vedere, qua abbiamo la difesa, abbiamo
lavoro, popolazione, famiglia, bambini, alloggi, possiamo andare sul lavoro e vedere l'orientamento di bilancio, la legislazione, liquidazione fissata, stabilisce il pagamento di indennità per coloro che cercano lavoro, per carità, stabilisce il salario minimo, questo è quello che stanno lavorando adesso, io posso stabilirlo e metterò un lordo di 1.300 euro. Mi costa 14 miliardi questa operazione. Posso andare anche sulla wiki, che non so cosa sia, ma possiamo fare un sondaggio. No, confermo. Nuova riforma. No, ma non do il numero. Faccio conferma. E questo è... mi sarà entrato all'ordine del giorno di quello che dobbiamo fare. Poi andiamo avanti. Non me ne intendo del gioco, insomma, vi sto facendo vedere un pochino quello che si può fare. Nello sport possiamo costruire complessi polisportivi, disciplina Milano. Posso andare a fare, come dicevo, i trasporti. Nei trasporti credo sia possibile costruire un'autostrada principale. Possiamo autorizzare a costruire reti di trasporti oltre il confine, ma le autostrade principali noi possiamo, credo, andare a costruire. Vedete che ci sono le reti autostradali, ma ad esempio c'è un'autostrada che manca magari tra Milano e la Svizzera e noi la possiamo andare a fare. Quindi andare a selezionare Milano e costruirla qui e poi farla andare in Svizzera. Oppure no, mi sembra una gran cavolata questa. La facciamo andare, la facciamo fare tutta la strada andando poi nella mia zona, una mega autostrada, e non me la lascia fare perché probabilmente l'ho fatta su ok, la confermiamo. Manodopera per chilometro 10, e così mettiamo in conto anche una nuova autostrada totalmente senza senso che fa un giro della provincia di Como, Lecco e Sondrio e poi per finire a Brescia, e l'abbiamo costruita. L'abbiamo costruita, ci vorranno anni per costruirla, però insomma il lavoro c'è. Abbiamo la ricerca spaziale con la propulsione spaziale, di cui noi non siamo dei propri esperti. Abbiamo dei programmi, lanciare un programma spaziale, lasciare l'Agenzia Spaziale Europea. Le scoperte, possiamo fare un programma spaziale. E qua mi dà l'obiettivo Marte, e quindi sonda camminare su Marte, cioè possiamo, e diventa un simulatore di programmi spaziali, cioè veramente di tutto. Poi magari, e questo ve lo dico perché ormai stiamo tutti fantasticando su quante possibilità ci siano in questo gioco, magari le recensioni negative dovete tenerne conto, perché questa non è una recensione né un tutorial. Magari le recensioni sono perché il gioco poi non resta realistico, insomma. Però qua c'è anche l'elenco di tutte le operazioni, l'Artemis con l'obiettivo la Luna che è in preparazione, per dire, ci sono delle, c'è il Chandrayaan 2 dell'India senza equipaggio per la Luna ed è fallita. Bene, sono fallite diverse missioni ultimamente. Abbiamo il governo, il Parlamento, vediamo il governo. Il governo è questo, con i nostri ministri. Possiamo formare un nuovo governo. Devo capire, perché c'è una cosa che non ho capito, se tutto questo lo decido e avviene oppure deve essere sottoposto ad approvazione. Quello non ho capito, ma può darsi anche che venga tutto approvato in automatico, e quindi dobbiamo fare attenzione. Determina i poteri del Parlamento, legge in corso, stabilisce il salario. No, ok, no, viene votata. Noi possiamo adesso mandare avanti il tempo, verrà votata. No, ok, perfetto. Altre organizzazioni, abbiamo l'ONU, gli aiuti. L'ONU abbiamo, fornisce prove che una nazione minaccia, quello che è, la BM, la FMI, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e le Nazioni Unite, ovviamente. Abbiamo le parti più delicate, la religione. Dobbiamo ovviamente andare piano, dobbiamo ragionare. Vedete che le ore passano, sono 30 secondi, passa un giorno, credo. Quindi bisogna fare molta attenzione a quello che si fa. L'autostrada qui è in lavorazione. Milano-Brescia l'ha chiamata, ok.
Vediamo se mi dà qualcosa, no? Non mi danno pesce anche qua, ma vabbè. Questo è Bergamo. No, no, no. Oh sì. Questo è Verona. Ghedi, la stazione militare. Ah, c'è qualcosa che sta volando qua? Aereo cargo. Partito da Charles de Gaulle, diretto a Bari. Ah, ok, stanno facendo le loro cose. E voi pensate che nel vecchio episodio, nel vecchio capitolo, io avevo attaccato San Marino e avevo perso. Totalmente. E qua abbiamo Roma. Non abbiamo modo di vedere la mappa adesso, perché non abbiamo sommosse. Deficit di bilancio inquietante, ci dice. Non è per niente rassicurante, indebolisce la nostra economia. Ok, no, è veramente difficile. Esempio. Noi adesso, diplomazia, gestisci le ambasciate all'estero. Se noi decidessimo di fare questa cosa, vediamo un po'. Tassazione valuta. Lascia l'eurozona. Lasciamo l'eurozona. Ed è in valutazione, credo, perché non... Abbiamo il 100%? Cosa stai facendo, segretario del Partito Cittadini Verdi? Onestamente non ho mai pensato a futuro dei nostri figli, a quanto pare no. Ok, sì, questa è la classica opposizione che va contro qualsiasi cosa. E non so effettivamente se l'abbiamo lasciata o meno l'eurozona, no, credo sia in valutazione. Questa legge è in discussione al Parlamento, il progetto crea divisione nel Parlamento e qua ci sono le percentuali favorevoli e contrari del deputati e del Senato, favorevoli, e sono tutti favorevoli ed è inquietante. Possiamo andare velocissimi avanti. No, o molto lenti o molto veloci. Vediamo. Sì, qua veramente molto veloce. E va avanti di una settimana, no, di un giorno alla volta. Ok, qua escono cose. Aspetta. Parlavano anche di salario minimo. Devo capire dove sono i tasti, però. Minacce globali. Questi. Riscaldamento globale. Cioè, possiamo combattere veramente qualsiasi cosa. Ovviamente aggiunti anche le novità dal 2020 a oggi. Sono state aggiunte anche minacce di virus e cose varie. E minacce informatiche, la IA, le guerre varie per il mondo. Ragazzi, si può conquistare... Guardate le guerre nel mondo. Cioè, simulatore pazzesco, geopolitico pazzesco questo. Ci sono segnate tutte le guerre che ci sono al momento. Tra l'altro qua ci sono altre... Ah, qua dovrebbe esserci un nostro ministro, insomma. Ragazzi, c'è un disastro in Australia al momento. Ah, attenzione, c'è un giornale in Italia. Spagna, sabato 7... Ok. Finlandia, martedì, elezioni legislative. Ok, le vie del Presidente del Consiglio sono impenetrabili. Anche per ha dichiarato Presidente del Senato, ok, che ridevano. Ci stanno prendendo in giro, ispirato per dire azioni politiche e argomenti frivoli. Possiamo leggerlo più vicino. Cioè, ci immerge proprio in una simulazione... No. Simulazione... Come se noi fossimo veramente un politico e ci leggessimo il giornale la mattina. Vediamo che emergenza c'è in Australia. Catastrofe, stima in corso. Ok, non sappiamo che cosa sia successo, ma noi possiamo inviare aiuti d'emergenza, 1 milione di euro. È un incendio, come è realistico in questo periodo. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo bellissimo simulatore geopolitico. E io vi saluto e vi rimando al prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!